this show in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, buongiorno family e benvenuti in questo 13° Vlogmas. Faccio tanti tanti auguri a tutte le persone che portano i nomi di Lucia. Tanti tanti auguri. Io mi sono fatti caffè, dopo devo preparare il succhetto. Tu metti a cuoci il succhetto, però prima ci piettiamo un bel caffè. E poi, per quanto riguarda il pantora, scusatemi, il pantoro, ci vuole molto molto tempo per farlo, raga. Ieri sono stata tra le 8:30. Ho finito ieri pomeriggio alle 4. Ci vuole tantissimo, tantissimo tempo per farlo. Non dico tutta la giornata, ma gran parte della giornata, diciamo, se ne fa ben pantoro. Diciamo la mattinata e il primo pomeriggio se ne va per il pantoro. Ci vuole tempo, però vi posso dire che è venuto buonissimo, veramente buonissimo. Per quanto riguarda il malto tozzo, ieri mattina sono andata a vedere di nuovo al supermercato, non ce l'aveva. Ho chiesto alla commessa, che poi mi conosce, perché da bambine siamo cresciute vicino, bancone e bancone, porta e porta, per cui mi conosce da piccola, e mi ha detto: fortuna, è inutile che vai cianto tutti i supermercati, perché non lo troverai, non è una cosa che si utilizza spesso. Per cui se vai cianto tutti i supermercati non lo troverai. Vai direttamente in Eiprosteria, che lì lo trovi a 1000 per 1000. E come fate, ragazzi? Sono andata diretta in Eiprosteria e l'ho trovato. Il malto tosso alla consistenza del miele, perché non ho trovato il polvere, alla consistenza del miele, però l'ho trovato finalmente. Era pure l'ultimo barattolo, per cui questo ve l'ho detto. Oggi ringraziando il Signore, i tempi. Non dico che è wow, ma mi accontento, perché non piove. Per cui, dopo, stendo i panni! Yeah! Finalmente! Che adesso mi so fare una lavatrice dei capi colorati e dopo li spatto fuori! Finalmente! Penso che per 20, 15, 20, 30, 40 giorni pasta, pioggia, perché veramente, raga, è un mese e mezzo che piove, non se ne può più. Comunque, io ora mi finisco di prendere il caffè
poi scappo con le pulizie perché sono già le 8:50 stamattina, me la sono presa molto più con calma, per cui io scappo a fare le mie cose a casa perché devo anche pulire il forno perché ieri l'ho utilizzato 2 volte, sempre in pantoro e sempre la pizza, per cui devo lavarlo perché lo sto lavando a ogni utilizzo. Massimo, come ieri, per esempio, che l'ho usato 2 volte nella stessa giornata, non l'ho pulito, lo pulisco direttamente il giorno dopo. Per cui se lo vado a utilizzare una sola volta nella giornata, lo lavo. Ma se so che lo devo utilizzare 2, 3 volte nella stessa giornata, non lo lavo, il giorno dopo lo lavo. Per cui adesso devo andare a pulirmi anche il forno, per cui io scappo, faccio tutto, così dopo mi vado a farmi uno ciampo bello bello, perché se il tempo è così, che mantiene come dovrebbe essere, che non dovrebbe piovere, andremo a Salerno a vedere Luci d'Attista Salerno. Incrociamo le dita. Eccoci, femmine, come state vedendo, mi sono pure piastrate i capelli, lavate e piastrati, finito di fare tutto in casa, succhetto cotto, ho messo pure le cocchette, le mie principesse. C'ho sta maglietta per stare in casa, ma ho già le calze, ho già la colla, ho già i stivali, già mi sono preparata, dopo mi cambio la maglietta e via. Non me la sono messa adesso, no perché me la sporco, ma perché mi vorrei mettere la maglietta grigia, però Savoia Paccone. Curarmi, incrociando le dita, che per l'1:30 14 si sia acciucata, così me la posso mettere. Se no, devo vedere di mettermi un'altra maglietta. Però non mi vuoi mettere sempre la maglietta cotto, per cui mi vuoi mettere pure quella lacrice che sento un pochino più pesantella. So più cartuccia, mo vediamo dopo. Per ora mi sto così, questa maglietta e con ogni tanto bisogna mettersi le conne. E nulla, ora aspetto mio marito che viene, tanto sono le 12, ho tutto il tempo anche per truccarmi, per cui adesso mi rilasso un pochino perché ho finito 10 minuti fa di piastrarmi i capelli e di vestirmi, per cui ora mi rilasso un pochino, poi dopo mi trucco con tutta calma. Eccoci in macchina, ragazze. Ciao, family. Stiamo andando a Salerno, però non a vedere le luci perché le luci comunque l'accentano verso 5:30, 6, e a metterci già da adesso per Salerno, diciamo sul corso di Salerno, che facciamo? Aspettiamo il tempo? No, Fa freddo, è uscito un po' di sole, sì, però comunque non è proprio 100 c'è, fa freddo ho comunque. detto no, lasciamo perdere, andiamo al centro commerciale le cotoniere che ci manchiamo Da da tanto. non so neanche io da quanto, perché non è un centro commerciale che lo frequentiamo spesso, quelle di 3-4 piani le cotoniere, per cui ho detto andiamo alle cotoniere e siamo andati lì.
le volevo vedere le luci, però da come ho visto su Facebook, nella villa comunale ha messo l'unicorni e vorrei capire l'unicorni che cosa ci c'entrano con il Natale. Ancora non l'ho capito. Comunque dovrebbe rappresentare il circo. È l'unicorno che c'entra con il circo? Io non lo so che c'è, qualche riferimento c'è nel giardino, diciamo. Ma poi il circo e l'unicorno che c'entrano con il Natale? Niente. Volevo capire che sono luci d'artista. Esatto, perciò. Ma devono comunque rappresentare qualcosa di Natale. No, rappresenta qualcosa. No, con quel po' che ho visto di granché. Ho detto lasciamo stare, perché comunque se volevamo andare a Salerno alle 5, posto per la macchina non lo troviamo. Se ci andiamo mo su corso, parcheggiamo la macchina e siamo su corso, mettiamo soltanto tempo, mettiamo freddo, ci congeliamo. Non è proprio il caso. Ora come ora, cadere malati? No, grazie. No. Ora come ora, a cadere malati? No, grazie. Per cui ho detto preferisco andare alle cotoniere e guardare i miei corsi che stanno nelle cotoniere. Poi mi avete detto che volete sapere da lui in pantoro com'era. È buono, è buono, è tutta un'altra cosa. Il pantoro fatto in casa non ha niente da sbattere con quello confezionato della Pauli, qualsiasi altra marca del mondo. Quello là fatto in casa, diciamo l'artigianale, non ha proprio nulla da vedere con quelli là confezionati, è tutto un altro sapore, un altro gusto. Però lì sta scritto che deve cuocere una 45 minuti, perché 10 minuti a 200 gradi, 170 gradi, 30-35 minuti. Però secondo me la cassa, se lo facciamo cuocere una cinquantina di minuti oppure un'ora, è meglio secondo me la cassa. Comunque ora siamo sull'autostrada, sto vedendo le montagne piene di neve, sono piene di neve, per questo fa questo freddo che si congela. Vabbè, comunque noi andiamo alle cotoniere. Siamo usciti dalla cotoniera e sono andata pure alla Waikon, che ci stava il 3x2, tre prodotti lo pagavi e due te lo regalavano loro, per cui io mi sono andata a fare un pochino di spesa. Un prodotto già lo vedete sulle labbra, la mia amata tinta della Waikon, che io ho provata una, mi è piaciuta tantissimo, infatti la commessa come prima tinta labbra mi voleva dare quella. Come ho visto i colori, ho detto no, l'ho già utilizzata questa, voglio cambiare, e mi sono presa questa tinta labbra. Poi a casa vi mostro tutto. Adesso dove stiamo andando? Guardando da Eurospin, cioè andiamo a via San Leonardo da Eurospin, mettiamo qualcosa per oggi e per domani. Poi cosa vuoi fare tu? E poi penso che andiamo a casuccia,
Ora facciamo un giretto così, ma vediamo un po', no? Se dobbiamo un pasticcino, ci facciamo un giretto per le luci. Se no. Ma è ancora acciono. Sono ancora spente. Sì, ora sì. Il bello delle luci. È la sera. È lo scuro e non sappiamo già. Ma già ora. Che non trovo il posto, già ora. Alle 5 e mezza 6 che accettano le luci, posto per la macchina non ne troverai. Questo è il brutto, perché si riempiono tutti i pacchetti, si riempiono. E poi ti devo la verità, raga, tira pure un bel venticello fresco, quindi. Ah, il tempo è 2, come mi ha detto la commessa della Wicon, lo trovo tutto fino a Natale, per cui la settimana prossima andrò dalla Wicon delle cattiera a Popei e andrò a prendermi matita per gli occhi, correttore, ombretto e poi vediamo se qualcosa per un'altra tinta labbra, perché comunque devono essere 4 prodotti. Sì, 4 prodotti che poi 2 te li regalano la Wicon. Però tu comunque ne devi mettere 4 perché tu ne paghi 3. Poi loro ti regalano il rossetto come me l'hai regalato a me e un altro prodotto che tu scegli. Per cui se qualcosa mi prenderò un'altra tinta labbra, il correttore e un ombretto. Yeah. Sono super contenta di questa offerta della Wicon. Super contenta. Ora sì, non ci sa niente da fare. Per me la Wicon è la migliore marca che esista, almeno per i trucchi che uso io, perché ho provato la Wicon se con i photon tinta, se con la matita occhi e se tinta labbra, se ho setto, e mi sono trovata sempre bene. E questa è la prova che appena posso ritorno e acquisto Wicon. Siamo tornati a casa, sono le 17:50. Raga, fa un freddo terribile. Comunque, ora vi faccio vedere quello che ho preso dalla Wicon. Vi faccio vedere prima la spesa. Mi sono presa il mio pane di secale, che mi piace tantissimo. Ho preso i ceci secchi, che dopo li vado a mettere in ammollo, così domani faccio pasta e ceci. Anzi, io ho già pasta e ceci, ma ce la faccio anche con mio marito. Ho preso la pancetta dolce, che ci piace a mio marito. Una confezione di cipolle, perché non ce ne stavano più. E poi ho preso i fusi di pollo. 2, 4, 6, 8, 10. 10 fusi di pollo con versione famiglia a 3,50 euro. A Eurospin, a Salerno, via San Leonardo, trovo cose che qua non ce ne sanno. Infatti, a Salerno, ho visto anche la farina manitopa, che da Eurospin che teniamo noi qua non c'è. A Salerno c'è la farina manitopa, piumoni che qua non c'è, nel patto pane c'hanno i connetti, è molto più assortito a differenza di Eurospin che ci abbiamo noi qua. Quello là
che si trova a Salerno, a Salerno via Salionate, molto molto più fornito di questo che sta da noi. Comunque, ora passiamo alla Wycon. Allora, ho speso 21 euro la Wycon e ho preso Sangria questa matita, che mi piace tantissimo. La tinta labbra è sempre Sangria Passion, questo colore qua. È quello che ho io adesso sulle labbra. Poi ho preso il mascara, mascara volume e definizione, che dà anche definizione alle ciglia. Infatti me lo sono già messo in macchina, eccolo qua. Un smanage, ho trucco in mamma. Semplicissimo nero. Vabbè, questo è Black Supreme Volume. Poi la tinta labbra, il numero S8, la matita numero 06, il rossetto che hanno dato loro, il caro è numero 407, e questo qua rosso. E questo è intenzione di mettermelo a Natale. A Natale. Poi ho preso fototitta numero NWF25, non è come quello là che usavo io, però solo questo potevo prendere con la promozione che ci stava. E ragazzi, me l'ha provato sulla mano e vi devo dire la verità, fantastico. Bello, 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 bello. Adesso sistemo tutto e mi metto a tagliare le patate e a preparare la cena, che faccio i fusti di pollo, ovviamente non li faccio tutti, con patate al forno. Done, we now are gay apparel. La 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 la.
Abbiamo cenato, infatti il resto sta qua, altre patate e altri fusilli di pollo sono qui per domani sera. Ora faccio il caffèuccio, poi sistemo la cucina e via. Nanna, sono letteralmente stanca da stamattina, per cui adesso caffè, una routinata veloce alla cucina e poi ninna. E noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas.